I carabinieri mettono sotto sequestro l'impianto distrutto alla raffineria di San Nazaro Ferrera per esigenze probatorie e l'ENI fa sapere che l'attività prosegue a pieno regime. Quante persone hanno chiesto aiuto ai medici dopo l'incendio, dove e perché la testimonianza del primario di pneumologia dopo il rogo, l'area non è più inquinata del solito. L'anno scorso rapinarono due donne nel centro di Stradella, arrestati dai carabinieri, sono finiti a processo, sono stati giudicati colpevoli e condannati a 9 anni due albanesi. La stazione di Porta Genova a Milano verrà soppressa e con essa il capolinea della Milano Mortara, il caso che rischia di penalizzare i pendolari torna in consiglio comunale. La surreale vicenda dell'Istituto Costa di Vigevano, dove i maestri di musica insegnano senza contratto e senza stipendio dall'inizio dell'anno, ora scatta una petizione. Ha compiuto 500 anni il capolavoro dell'Ariosto, l'Orlando Furioso, e a Pavia si celebra la ricorrenza con spettacoli e una mostra delle tavole della pavese Grazia Nidasio. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Telepavia. Subito in apertura torniamo ad occuparci della vicenda dell'incendio che ha visto coinvolta la raffineria di San Nazaro de Burgondi, mentre l'ARPA conferma anche con le ultime rilevazioni i dati di inquinanti nella norma per l'area interessata nell'incendio di giovedì. Giunge la notizia che nella serata di venerdì i carabinieri del nucleo investigativo hanno proceduto al sequestro dell'impianto interessato dall'incendio all'interno dell'area Est 2. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un sequestro probatorio con lo scopo di garantire la possibilità di approfondimenti sulle cause che hanno provocato l'incidente, ferma restando la possibilità dei tecnici interni di accedere a determinate condizioni, specificano i militari, all'area. L'attività della raffineria, ha spiegato l'ENI in una nota, prosegue comunque normalmente. Lunedì mattina all'interno dello stabilimento si terrà un'assemblea dei lavoratori per discutere di sicurezza. E a proposito di sicurezza e ambiente, è stato reso noto il numero delle persone che, pur per problemi per fortuna lievi, hanno fatto ricorso alle cure mediche dopo l'incidente. Sono in tutto 8, 4 sono stati visitati a Vigevano, 3 a Voghera e 1 a Mede. 2 persone sono state anche soccorse per attacchi di panico. Facciamo il punto con il primario di pneumologia dell'ospedale Asilo Vittoria di Mortara. A livello provinciale ci sono stati 8 accessi per una sintomatologia potenzialmente riconducibile a quello che è stato l'evento qui in raffineria. Era particolarmente legata ad una modesta alterazione e irritazione delle alte vie aeree, quindi prevalentemente tosse e bruciori delle alte vie aeree. Pare che ci sia stato anche qualcuno che abbia avuto delle patologie legate al panico. Di questo noi non abbiamo notizia, ma non è escluso, perché comunque in eventi come questi, poi al di là di quelli che sono le reali esposizioni e quindi rischi, poi essendo tutti a conoscenza di quelli che sono i potenziali danni, è chiaro che può essere qualcuno coinvolto con una sintomatologia nettamente superiore rispetto a quella che poi è quella reale. Che ricadute ci potrebbero essere, diciamo, sulla salute, sui polmoni? Lei, da esperto pneumologo dell'Asilo Vittoria di Mortara, quali potrebbero essere queste ricadute di quel fumo denso e acre nero sulla salute e sull'apparato polmonare? In realtà i dati che noi abbiamo non indicano una differenza di concentrazioni di sostanze irritanti rispetto a quello che è l'inquinamento purtroppo abituale, però ci aspettiamo comunque un incremento, ma questa è anche la stagione, delle malattie polmonari croniche, quindi broncopneumopatia cronica ostruttiva, riacutizzate, e a questo probabilmente si sommerà anche magari le solite patologie da freddo e virali. E venerdì, come sapete, alla raffineria sono arrivati il governatore della Lombardia Roberto Maroni e l'assessore regionale all'ambiente Claudia Terzi, che ha parlato anche della discussa discarica in fase di realizzazione a Ferrera e Bognone, proprio a fianco del settore della raffineria in cui si è verificato l'incidente. Terzi ha affermato che l'attività prosegue perché ci sono tutte le garanzie di sicurezza, ma le sue parole non sono state accolte positivamente dagli attivisti del comitato. Sentiamo.
Abbiamo ascoltato ieri le parole della Terzi, ci hanno ancora una volta sconvolto. Non dimentichiamoci che lei è l'assessore all'ambiente, ma sembra qualcos'altro, non sappiamo perché. Stamattina avrebbe dovuto essere qui con noi e da un'altra parte chiede ufficialmente le dimissioni di chi non sa fare il suo mestiere. Per me lei non è un assessore del nostro ambiente, può cambiare veramente mestiere, abbiamo bisogno d'aiuto, ma da chi? Noi siamo alla disperazione, abbiamo di tutto su questo territorio, forse stiamo morendo di tutto questo e stanno continuando a costruire, adesso basta. E l'impianto est dove si è verificato l'incidente è entrato in funzione solo un paio d'anni fa e avrebbe già dato diversi problemi. Sentiamo i sindaci di San Nazaro de Burgondi e Ferrera Erbognone. L'impianto est non è nuovo ad incidenti, è un impianto sicuramente sperimentale, certamente di Eni, ma è anche un impianto che negli ultimi anni ha subito parecchi incidenti e non di lieve rilevanza. Ecco, lei cosa ne pensa in merito? Beh, un impianto nuovo sicuramente ha bisogno di essere rivisto. Comunque ci sono delle tecnologie ad alto livello mondiale e mi risulta che appunto anche altre compagnie erano interessate ad acquistare questo progetto. L'auspicio comunque in ogni caso per il bene del territorio è che la raffineria continui questo progetto sul nostro territorio, altrimenti sarebbe veramente grave per il nostro territorio, per il lavoro e per tutto il benessere della popolazione. Dando però delle garanzie sul piano dell'ambiente. Sicuramente le garanzie sul piano della sicurezza e sul piano dell'ambiente sono al primo posto. Come sappiamo c'era questa commissione di salvaguardia ambientale nella quale si adopera e si era già adoperata per questi incidenti a chiedere eventualmente tutte le giustificazioni da parte di Eni che sono sempre state date prontamente. A riguardo ci sarà sempre questa commissione che andrà a approfondire il perché di questo, di quello che è accaduto. Intanto da Roma è arrivata anche la telefonata del Ministro dell'Ambiente al Sindaco di San Nazaro, sentiamo. E abbiamo già programmato a breve anche l'avvio della convocazione della nostra commissione di salvaguardia con la presenza appunto dei tecnici della raffineria per poter andare a capire meglio tutte quelle che sono le cause, le situazioni e anche eventuali i bachi di questa gestione per migliorare in tutti i modi quello che è stato fatto in questo momento. Ieri per esempio ha chiamato anche il Ministro degli Interni, proprio per degli interni dell'ambiente, per rassicurarsi e chiedere e mettersi a disposizione. Infatti mi ha lasciato un numero di cellulare che si è messo a disposizione per tutto quello che poteva servire nel caso ne fosse stata una necessità. Devo dire che questo è un incidente, diciamo, di quelli forse più gravi che si sono mai verificati, ha avuto una risonanza a livello mondiale. E chiudiamo qui la doverosa pagina dedicata all'incidente verificatosi giovedì alla raffineria Eni di San Nazaro e ora con la cronaca giudiziaria andiamo a Stradella. L'anno scorso rapinarono una pensionata e una barista in città. Sono stati condannati due albanesi pluripregiudicati. Luca Pattarini. Sono stati condannati per aver messo a segno due violente rapine nell'ottobre del 2015 a Stradella. I due malviventi, che oggi hanno 26 e 28 anni, avevano colpito per la prima volta in via Tizzone. Avevano aspettato che una pensionata salisse in macchina per aggredirla e rapinarla della borsa. Poi erano scappati proprio a bordo dell'auto della signora, che aveva anche rischiato di venire investita. Pochi giorni dopo i rapinatori avevano aggredito e minacciato la titolare di un bar del centro durante l'orario di chiusura. Si erano impossessati di soldi e stecche di sigarette e prima di fuggire avevano chiuso la donna nel bagno del locale. Ai carabinieri erano bastati pochi giorni per chiudere le indagini e nel novembre dello stesso anno avevano messo le manette ai rapinatori, entrambi di origine albanese, nulla facenti e pluripregiudicati. Nell'abitazione di uno dei due erano stati trovati anche 45 grammi di hashish e 2 grammi di eroina, subito sequestrati. I malviventi erano finiti in carcere a Torre del Gallo e per loro era iniziato il processo. Nelle scorse ore il giudice ha emesso la sentenza. I due rapinatori, visti anche i precedenti, sono stati condannati a 9 anni di carcere complessivi che dovranno scontare nel penitenziario pavese.
Ora andiamo a Vigevano, un consiglio comunale infuocato sulla questione del trasporto e della soppressione della stazione di Porta Genova a Milano, che priverebbe la linea Milano-Mortara del suo capolinea, con ripercussioni ovviamente negative per i pendolari. Paolo Barni. Impatto per la Lombardia, firmato da Renzi e Maroni, introduce 225 milioni per il completamento del raddoppio della ferrovia Milano-Mortara. È un aspetto però tutto da verificare, in quanto nella scheda del governo viene specificato che verranno introdotte le fermate di Tibaldi e Porta Romana, quindi è da stabilire quanta parte del finanziamento verrà destinata alla nuova tratta milanese e quanto rimarrà per il tratto Albairate-Mortara. In ogni caso, negli scorsi giorni il Consiglio Comunale di Milano ha votato per la dismissione della stazione di Porta Genova, e quindi andrà trovato un nuovo capolinea. La questione è stata portata in consiglio comunale a Vigevano dal capogruppo PD Corsico Piccolini, che ha trovato la fredda reazione della maggioranza. Non credo sia così immediata, in quanto la riqualificazione della stessa era già in auge quando il sottoscritto e credo tanti colleghi che hanno frequentato il Politecnico negli anni 90. Dalla minoranza si sottolinea che le ultime indiscrezioni parlano di una chiusura di Porta Genova nel 2018 e invitano a non sottovalutare il problema. Quando si parlava della prospettiva e dell'eventualità della chiusura del Tribunale di Vigevano, molti stentavano a crederci e dicevano: ma no, finirà come sempre finita, ne parlano dal 1987. Il sindaco si scaglia contro il PD, sostenendo che il partito che governa Milano ha votato il piano di dismissioni senza sentire i territori e senza dare un'alternativa credibile a Porta Genova, dato che l'altra stazione milanese della tratta, San Cristoforo, non sarà servita dalla metropolitana almeno fino al 2022. Tra i guai e quindi i guai dicevano chiede che il sindaco, però lei dello stesso partito, vada a risolvere il problema. No, allora qua di fondo non ci siamo, perché mi sembra assolutamente una presa in giro. Ognuno si chiede le sue responsabilità. I pendolari hanno difficoltà perché il Partito Democratico ha deciso di fare altre cose a Milano. Punto. Corsico Piccolini ribatte che la dismissione di Porta Genova è stata votata anche dalla Lega, che aveva appoggiato il progetto fin dai tempi della giunta Moratti. Lo hanno preso tutti quanti. Salvini a maggio del 2015 diceva che bisognava accelerare. La discussione si sposta nella ricerca delle responsabilità politiche e si scatena la bagarre. Il problema già c'è. Ma non c'è, perché negli anni 90 che è lì. Per cortesia, signor Sindaco. Sindaco, consigliere Marino. Guardi, chiedo. Per cortesia, basta. Per cortesia. Allora, con questi presupposti, la mozione, così come presentata, non va bene. Le forze politiche non trovano l'accordo per un documento unitario con il quale andare dal Comune di Milano o dalle ferrovie per chiedere che la Milano-Mortara continui ad avere un capolinea servito dalla metropolitana. Ci si riproverà al prossimo Consiglio Comunale. E continuiamo ad occuparci di trasporti locali e polemiche, ma ci spostiamo a Pavia. Il Comune si sarebbe disinteressato delle istanze dei suoi cittadini, delegando tutto alla provincia. È l'accusa del nuovo centrodestra, ma il PD replica. Mario Fortunato. Un tavolo tecnico ed uno di confronto con la provincia di Pavia. Il Mezzabarba vi avrebbe partecipato per redigere il bando di assegnazione del trasporto pubblico locale, finito nel mirino della finanza. Ma il condizionale d'obbligo per il consigliere comunale del nuovo centrodestra, Nicola Gnutta, che ha in più di un'occasione chiesto a sindaco ed assessori competenti chiarimenti circa la presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale a questi tavoli. Io pertanto ho fatto un accesso agli atti, e questo accesso agli atti ha dimostrato un qualcosa di abbastanza inquietante, e cioè che in questo momento, almeno a quanto pare, non esistono i verbali di questi tavoli. Alla luce di tutto ciò è evidente come il Comune di Pavia abbia a questo punto deciso di delegare totalmente la redazione del bando di gara alla provincia, disinteressandosi delle istanze del proprio territorio. Il Comune ha partecipato attivamente ai tavoli e non esistono dunque presunti gialli sulla vicenda, la replica del capogruppo del PD Lissia. Ma gli incontri tra Comune e Provincia mi pare ci siano stati, e lo ha confermato ieri l'assessore in trasmissione. Non so dove siano i verbali, molto probabilmente sono in provincia e occorrerebbe chiedere al dirigente del servizio di mobilità la trasmissione al comune. Per quanto riguarda la stesura del bando, voglio ricordare che il comune di Pavia non si è sottratto agli obblighi di controllo, ma solo devoluto il chilometraggio
complessivo per la città di Pavia nell'ambito del bando. Il Mezzabarba, quindi aggiunto Lissi, ha partecipato anche alla stesura del bando, rappresentando gli interessi della città. Sia il chilometraggio che il numero degli occupati infine sono esattamente identici, come confermato dagli stessi sindacati. E ora parliamo di lavoro e impresa. Le aree di Stradella e San Nazzaro sono state escluse dalle aree di crisi industriale non complessa individuate dal Ministero. Ci sono state proteste per la possibile esclusione da finanziamenti statali. Ebbene, dopo le proteste, Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per il territorio pavese, anche se sono ancora da stabilire i dettagli di questo finanziamento. Abbiamo incontrato il consigliere regionale Vittorio Pesato. Quando ho visto la presentazione di questo patto, io guarda, mi sono semplicemente portato avanti per guardare quello che c'è per la provincia di Pavia. A me interessa la provincia di Pavia. Se ogni consigliere regionale, se ogni amministratore facesse l'interesse del proprio quartiere, l'Italia funzionerebbe meglio. E allora io mi sono preoccupato di vedere di quegli circa 11 miliardi di euro quanti soldi arrivano alla provincia di Pavia e per cosa. Abbiamo dei ponti che non funzionano, si lamentano tutti, ma negli ultimi 20 anni andavano ristrutturati quei ponti, non sono stati ristrutturati, adesso dobbiamo ristrutturarli. Abbiamo delle strade provinciali che fanno pietà e in quel capitolo di bilancio ci sono anche il riassesto delle strade provinciali e statali. Allora io credo che oltre alle singole polemiche politiche che sono importanti, nella politica bisogna anche essere concreti e portare i danè a casa propria. E io sto cercando di vedere in quegli 11 miliardi quanti sono i danè per la mia provincia e per che cosa. Diamo priorità alle infrastrutture, perché credo che ponti e strade chiedano aiuto, perché da troppo tempo sono state ignorate in maniera secondo me anche errata, con una visione più di mantenimento che di costruzione di crescita. Ora ci spostiamo a Vigevano con la triste e surreale vicenda dell'Istituto Costa, dove i docenti dall'inizio dell'anno insegnano senza contratto e senza ovviamente stipendio. Dopo le proteste è stata organizzata una petizione per salvare la scuola di musica. Vediamo. I docenti dell'Istituto Costa, nel giorno 10/11/2016, hanno depositato un'istanza che è stata protocollata. In questa istanza chiediamo la trasformazione degli attuali contratti in contratti part-time a tempo determinato o indeterminato, come unica strada che risolverebbe tutte le questioni in corso e anche possibili questioni legali future, risolvendo tutte le problematiche in corso e dando finalmente stabilità alla scuola, preservando quindi il patrimonio Costa, che non sono i muri ma sono anche i docenti che hanno una certa qualità e un certo curriculum, allievi e famiglie, e dando così un segnale di grande interesse e tutela della cultura, anche perché l'Istituto Costa in passato ha fatto opera di divulgazione nelle scuole e per la cittadinanza. Quindi noi con questa istanza, a questo punto, questa istanza abbiamo avuto un colloquio che però non ha portato a nulla di concreto, e quindi vogliamo fare una petizione a sostegno di questa istanza e chiediamo a tutta la cittadinanza di venire all'Istituto Costa dalle 3 alle 7 del pomeriggio, cioè qualcuno c'è sempre, in segreteria se desiderano firmare questa istanza, cioè firmare questa petizione a sostegno dell'istanza. Bene, si chiude qui la prima parte del nostro telegiornale, ora un piccolo spazio pubblicitario, ma rimanete con noi. Ed eccoci rientrati in studio. Verranno consegnati domenica i premi per la fedeltà al lavoro da parte della Camera di Commercio. Sentiamo. Siamo alla 63esima edizione, quindi sicuramente una storia da raccontare e sicuramente una festa molto sentita sia dalle imprese che dai lavoratori. Quindi è un giorno di festa dove parleremo proprio di tutto un percorso che i lavoratori hanno fatto con 35 anni di attività nell'azienda. Premieremo delle aziende centenarie, che è sicuramente un aspetto molto importante, soprattutto non facile in questi tempi dove le aziende hanno un'evoluzione molto rapida, ma siccome credo che abbiano saputo gestire i passaggi generazionali che ci sono stati, che sono le fasi anche più delicate di un'impresa. Quindi poi premieremo 3 persone col sigillo d'oro e poi premieremo Pavia Donna, cioè 3 donne che hanno dato lustro alla nostra, sia nel campo sociale che nel campo scientifico, alla nostra città,
e alla nostra provincia, e poi appunto premieremo 28 imprese, quindi abbiamo sicuramente una giornata di grande festa. E ora inoltre Po, sulla vicenda del fallimento della storica cantina La Versa, abbiamo incontrato il presidente del consorzio di tutela dell'Oltrepò Pavese, Michele Rossetti, sentiamo la sua analisi e i suoi auspici. Mentre il futuro della cantina La Versa resta appeso al filo di una nuova asta dopo che la prima è andata deserta, l'Oltrepò del Vino riflette sugli scenari che attendono la storica azienda, che fino a pochi anni fa contava ancora su oltre 600 soci e un prestigio indiscusso. Ma pensare a un rilancio della Versa come cantina sociale vera e propria, secondo il consorzio di tutela, spettatore di questa ennesima triste vicenda, non è molto realistico. Sentiamo il perché con il presidente Michele Rossetti. La cantina La Versa riprende la propria attività e riprende un'attività sana di competizione sul mercato, ritirandosi vicino i vecchi soci, però questo è solo un auspicio. Poi che governano queste dinamiche ci sono dinamiche economiche, imprenditoriali, ci sono leggi. Lo scenario non è certamente rassicurante perché La Versa non ha più soci. La Versa è fallita, ci sono persone che si sono trovate senza un punto di riferimento. Devo dire, già da anni hanno intrapreso altre strade per commercializzare il proprio prodotto, e quindi gli ultimi anni di La Versa sono stati un'agonia che ha visto al capezzale di La Versa solo pochi soci che oltretutto, come dicevo prima, oggi non sono più soci. Parlare di smembramento, parlare di vendita del solo marchio, scisso dalle attrezzature, sono tutti scenari ai quali prima o poi si arriverà se non nasce un'iniziativa territoriale. Ma al di là dei nomi delle singole aziende, quali progetti potrebbero essere davvero realizzabili e in che misura lascerebbero pensare a un rilancio vero dell'azienda per come l'abbiamo conosciuta negli anni d'oro? Da fuori zona c'è l'interesse a probabilmente carpire un marchio e metterlo a sistema in un'azienda già strutturata, mettere a sistema un marchio che ha ancora un grande fascino, ha ancora un grande valore, è ancora evocativo di una stagione di spumanti e di vini dell'Oltrepò di estrema qualità. Quindi chi ha bisogno di reputazione, chi ha bisogno di balzare più velocemente in testa alle classifiche del gradimento del consumatore, trova come scorciatoia quella di poter comprare il marchio, questo certamente. Però non è quello che servirebbe oggi all'Oltrepò. Ripeto, oggi all'Oltrepò servirebbe la rinascita di La Versa per come l'abbiamo conosciuta. Quasi un appello che sta proprio negli auspici massimi, che si crei una coscienza territoriale, che gli imprenditori e la cooperazione, soprattutto territoriale, riesca a fare sintesi e si faccia carico di un problema che riguarda tutta la denominazione e tutto il territorio. E ora Pavia, dove si celebrano i 500 anni della prima edizione dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, stampata a Ferrara nel 1516, mostra al Salone Teresiano le tavole originali di Grazia Nidasio utilizzate per le immagini del libro di Italo Calvino, accostate anche alle antiche edizioni della Biblioteca Universitaria di Pavia, e inoltre anche un'interessante rilettura. Vediamo. Ma molto più maravigliar lo fenno molti che gli credea che dramma manco non dovessero averne. E quivi tenno chiara notizia che ne tenea poco, che molta quantità n'era in quel loco. Pavia rende omaggio ai 500 anni della prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto con due eventi. Il primo è la mostra, che è aperta dal 22 novembre e durerà fino al 17 dicembre, delle illustrazioni di Grazia Nidasio utilizzate per la versione commentata da Italo Calvino del poema ariostesco. La mostra è stata realizzata presso il Salone Teresiano anche grazie al preziosissimo contributo di Banca Consulia, e dialoga con dei veri e propri gioielli di proprietà della Biblioteca Universitaria, che sono i volumi dell'Orlando Furioso, le cinquecentine, con delle chicche che sono le versioni in spagnolo, in latino e addirittura in dialetto padovano. L'altro evento è lo spettacolo Orlando Furioso, l'ottava meraviglia, del Sabir Ensemble, di cui faccio parte insieme a Giacomo De Barbieri, Nicolò Pozzi e Alice Marini.
che ci ha portato a rileggere questo straordinario testo e ne abbiamo isolato gli episodi secondo noi più importanti, tra cui la follia di Orlando, il volo di Astolfo sulla luna alla ricerca del senno e l'amore tra Ruggero e Bradamante contrapposto a quello folle di Orlando per Angelica, non fosse altro perché dall'amore tra Ruggero e Bradamante nascerà poi la dinastia degli Estensi. Grazie a Anidasio io l'ho conosciuta una vita, si può dire, eravamo ragazzi quando ci siamo conosciuti attraverso il Corriere dei Piccoli. Lei era un illustre, non dico esordiente, ma quasi, io ero un ignoto esordiente. Ci siamo conosciuti nella sovera casa di Certosa, dove abita felicemente e dove ogni tanto la vado a trovare. Sempre rammaricato di non potesse andare più spesso. E niente, per me Grazia è un, adesso dirò una parola grossa, ma è una delle persone importanti d'Italia. Ecco. Bene, con questo è davvero tutto. Un saluto dalla redazione di Telepavia. Ora l'appuntamento con il meteo.